Ciao a tutti amici di Infobotori, siamo a Milano negli studi di Via Mecenate per provare la nuova Opel Mokka. La vedete qui, giro la telecamera e ve la faccio vedere meglio. Opel Mokka che perde la X e guadagna tanta aggressività rispetto al primo modello introdotto nel 2012 e poi rivisto nel 2016. Vedete qui davanti a me la GS Line Pack, che è il top di gamma per quanto riguarda le versioni sportive, e invece lì alle sue spalle le Ultimate, che sono sì top di gamma ma per il lusso ancora un pochettino qualcosa in più rispetto al GS Line. Ma concentriamoci sulla macchina, che è cambiata moltissimo, molto più aggressiva, dicevamo, a cominciare proprio dal frontale, che è stato battezzato Opel Visor e si ispira alla Opel Manta, una vettura degli anni 70 sportiva, forse la ricordate perché è estremamente caratteristica. Da Opel Manta questo Opel Visor prende, vedete, questa griglia completamente cromata che racchiude i fari e quello che in realtà per la Manta era il radiatore, che qui è stato posto, la griglia del radiatore, scusate, che è stato posto qui nella parte inferiore del frontale, che invece qua racchiude il nuovo logo molto più pulito, molto bello di Opel. Belli i gruppi ottici con questa firma molto seria, quasi svedese se vogliamo, e con i fari Opel Intellilux, che sono dei matrice di LED. Sappiamo che Opel ha sempre puntato molto sull'illuminazione, che sono di serie sulla Ultimate e invece vengono 600 euro come optional per tutte le altre versioni. Guardate qui dalla fiancata quanto è cambiata questa vettura in questa GS Line. Mi piace molto anche l'accostamento dei colori, vedete, troviamo del rosso sui bei cerchi in lega, come anche su questa S, diciamo, che va a tracciare il profilo aerodinamico della vettura, aerodinamica che è stata anche lei rivista e migliorata. Un filo più larga, un po' più corta, però il passo è aumentato. Questo cosa vuol dire? Che le ruote sono più esterne, si spostano verso gli angoli, c'è meno sbalzo sia all'anteriore che al posteriore, ma a bordo c'è lo spazio che c'era prima, anche un filino in più se volessimo proprio accorgercene. Altro grande tema di questa nuova Opel Mokka è la semplicità. Guardate che belli questi gruppi ottici, molto puliti, come anche, vedete, la nomenclatura del modello, che è stata molto pulita. Non c'è più la X, vi dicevo, ma andiamo a vedere il bagagliaio, che è da 350 litri, si apre da qui sotto, un po' particolare. Allora, non grandissimo, però c'è un doppio fondo molto comodo. Vedete, qui ci può entrare una ruota di scorta e quant'altro, e poi abbattendo i sedili si arriva agli oltre 1000 litri di carico. Molto bella questa GS Line Pack, mi piace molto. Vi faccio dare un'occhiata anche a queste Ultimate, che sono un po' più cromate, un po' più eleganti, e anche qui davvero molto ben riuscite. Diamo un'occhiata agli interni di questa vettura, che è stata sanificata dai ragazzi di Opel, motivo per cui possiamo stare senza mascherina. Guardiamo subito la strumentazione, che è un 12 pollici molto chiaro e ben leggibile, e che si va ad incontrare con quello che è l'infotainment 10 pollici per lui, anche questo molto fluido e molto semplice nell'utilizzo, vedete, con tutti i pulsanti del caso. Può essere associato sia con Apple CarPlay che Android auto attraverso il cavo che va attaccato qui a questa presa USB a fianco alla 12 volt che vedete qua. Allo stesso modo c'è la possibilità della ricarica a induzione, vedete, in questo tappetino molto comodo e piuttosto spazioso. Passando oltre al tunnel centrale, diciamo, andiamo a trovare dei pulsanti come questo, che è molto interessante, che è uno spunto di guida autonoma e permette di mantenere la giusta corsia in autonomia, a patto che teniate le mani sul volante quando siamo in autostrada o strade comunque a scorrimento veloce. Molto bella l'idea di pulizia qui del tunnel centrale, ve lo faccio vedere al meglio che posso, perché anche la leva del cambio è inesistente, c'è solo un piccolo selettore che però non occupa spazio. È il nuovo trend, a me piace davvero molto. Qui poi, proseguendo, abbiamo un paio di portabicchieri e un piccolo, vedete, cassetto per riporre
i nostri oggetti. Ottimi comandi del climatizzatore, sempre molto semplice da attivare, vedete, manuali. Fa un sacco d'aria da questa grande bocchetta centrale, poi dopo abbiamo una presa laterale e quella ovviamente del passeggero, come anche questa dedicata al guidatore. È sedendo dietro che ci si accorge di essere su di un SUV, però coupé, perché vedete questa linea come scende in questo modo, lo spazio per la testa sì c'è, però non è moltissimo. Su Crossland sicuramente c'è qualcosina in più, però lo stile a volte è quello che importa e devo dire che comunque sto molto molto comodo. Due adulti però, non di più, non direi di più, ma a questo punto andiamo a vedere come va. Ah, un'ultima cosa, lo spazio per le gambe c'è, ma non tantissimo, non tantissimo, e col sedile regolato sulla mia altezza. Ora sì, andiamo a guidarla. Pronti, pronti? Andiamo, andiamo allora con questa seconda generazione di Opel Mokka. Partiamo dalla versione endotermica, in questo caso si tratta della GS Line Pack, il top di gamma per quanto concerne la variante sportiva, perché invece poi c'è la Ultimate che è ancora un po' più lussuosa, ma non ha questi belli accenti rossi che tanto ci piacciono. Partiamo quindi con questa vettura che è equipaggiata da un propulsore a benzina 1200 da 130 cavalli. Niente male, anche grazie al cambio automatico EAT8, 8 rapporti di PSA che conosciamo molto bene, molto reattivo, e con questo overdrive davvero ottimo per contenere i consumi quando siamo sulle lunghe percorrenze. E che dire, che dire. Partiamo dalla posizione di guida. Cominciamo col dire che su questa GS Line Pack i sedili sportivi e comodissimi sono una garanzia. Si sente che siamo su un SUV tendente al coupé, anche perché dalla tre quarti il montante C, diciamo, copre un pochettino la visuale. Ci sono gli specchi con il controllo degli angoli ciechi tra i 16 ADAS disponibili su questa vettura, quindi non ne facciamo un dramma, però ve lo segnalo. Parliamo del motore, allora un 1200 turbo benzina da 130 cavalli e 230 Nm di coppia massima, abbinato a questo splendido EAT8 che non smetterò mai di elogiare, a 110 km/h di tachimetro siamo sotto ai 2000 giri del motore, veramente fantastico. C'è ad ogni modo anche il manuale a 6 rapporti, io vi consiglio però l'automatico, o in alternativa una versione un po' meno potente da 100 cavalli tondi e 205 Nm coppia massima. Rimane comunque a listino anche il 1500 a gasolio tipico del gruppo, ma forse questa è la versione che preferisco. I ragazzi di Opel, in realtà Stefano Virgilio, che gestisce tutta la comunicazione del brand tedesco, ci ha raccontato che questa è una vettura Autobahn proof. Sapete che in quel bellissimo posto che è la Germania, le autostrade spesso e volentieri non hanno limiti di velocità e quindi ognuno può andare quanto la propria auto glielo permette. Questo ha fatto sì che Opel, essendo un brand tedesco, abbia voluto offrire la sicurezza che anche ad altissime velocità la macchina mantenesse una stabilità ottimale. È giusto che sia così, d'altronde il discorso è molto semplice: se pago per un'auto che va a 180 km/h, voglio che a 180 km/h vada senza farmi brutte sorprese anche cambiando corsia. Questo è Autobahn Proof e mi è molto piaciuto. Come si guida questa Opel Mokka? Beh, devo dire molto bene, allegra e divertente da guidare. Pesa 120 kg in meno rispetto alla versione precedente e però aumenta la sua rigidità del 15%. Questo significa che è un po' più piantata a terra, un po' più sportiva e, perché no, un po' più sicura. Ci sono tre modalità di guida anche per il benzina, non solo per l'elettrico, e andando per esempio a richiamare la Sport, il sound artificioso come da prassi del motore diventa veramente un gorgoglio pazzesco, molto molto scenografico.
altrimenti con la modalità più ecologica, che poi si chiama eco, eccola qui, l'abbiamo inserita, si va a risparmiare qualcosina, il motore si attenua e via dicendo. Noi rimettiamo subito la sport. Detto questo, beh, l'auto si guida bene, si guida molto bene perché è agile in città, ha uno sterzo che risponde bene e mi piace, devo dire, mi mette anche allegria guidare quest'auto. E poi, beh, anche la frenata è sempre, sempre a punto. Ogni tanto intervengono i controlli se andiamo a esagerare troppo, ma viva Dio, quest'auto non è certo fatta per correre i rally. Sapete cosa vi dico? Mi piace questa Opel Mokka rispetto alla versione precedente, che era un pochettino più anonima in un mare di SUV compatti. Beh, qui abbiamo del carattere, è piacevole da guidare, la piattaforma CMP la conosciamo bene e permette davvero tante tante cose. Pregi e difetti di Opel Mokka X. Beh, come primo pregio devo dire la linea, mi ha convinto subito, mi piace, sono contento che Opel abbia dato un po' un segno di audacia. E poi, come non citare il fatto che è possibile acquistarla sia benzina che diesel che elettrica. Brava Opel che ci dai tanta libertà di movimento. E poi il terzo pregio, beh, devo dire che quest'auto è piantata, abbastanza rapida, abbastanza sbarazzina, e mi piacciono le auto sbarazzine. Come difetti cosa posso indicare? Beh, non è un vero difetto, casomai più una cosa che va a gusto personale. Il volante qui, lo sterzo, mi sembra un pochettino grande, però è una mia cosa personale sicuramente. E per il resto devo dire che l'auto va molto bene, molto comoda. Mi piace il fatto che siano rimasti sul minimale per quanto concerne la plancia con i suoi tasti, senza però dimenticare le cose fondamentali come per esempio i comandi del climatizzatore o gli shortcut per l'infotainment. Non mancano quindi i tasti fisici dove ce n'è bisogno. Bene, direi che la prova endotermica finisce qui e andiamo subito a provare l'elettrica. Eccoci quindi sulla variante elettrica. Sì, bello prendere una variante quando si tratta di un'auto, soprattutto quando si tratta di questa Opel Mokka, che nella sua versione E, devo dire, è molto molto convincente. È costruita sulla piattaforma CMP del gruppo PSI, che permette di avere diversi tipi di alimentazione per la stessa vettura, in questo caso sia elettrica che diesel che ovviamente benzina. E sì, se vi ricorda la nuova Opel Corsa, è perché anche nuova Opel Corsa è stata costruita con questo pensiero in mente, no? Esattamente come nuova Opel Corsa, anche Opel Mokka E ha 50 kWh di batteria e 100 kW di potenza massima, ovvero 136 cavalli erogati dal motore elettrico e 260 Nm di coppia. Questo permette un'autonomia massima, secondo il ciclo di omologazione WLTP, di 324 km, che non sono niente niente male, ma soprattutto questi chilometri dipendono un po', come di consueto per le auto elettriche, anche dal tipo di guida che andiamo a percorrere. Ma in questo caso specifico, per la nostra Opel Mokka E, dipendono anche un pochettino dalla modalità di guida che scegliamo. Perché? Beh, perché se andiamo con la Sport, l'auto eroga tutti i 260 Nm di coppia e tutti 136 cavalli. Se invece andiamo sulla Normal, i kilowatt erogati diventano 80 e non più 100, e scende un pochettino anche la coppia. Così succede ulteriormente quando andiamo invece a scegliere la modalità Eco, dove i kilowatt di potenza del motore diventano 60. Oltre alle diverse modalità di guida, su Opel Mokka abbiamo anche diverse modalità del cambio, perché c'è la Drive, ma c'è anche la B, che sta per Engine Brake, o semplicemente Brake, freno, in cui il freno motore viene maggiorato in maniera piuttosto sensibile, così per
aumentare quello che è il recupero dell'energia in frenata. Recupero dell'energia che è sempre ottimo anche grazie al fatto che la prima parte della frenata, quando proprio andiamo a schiacciare sul pedale del freno, non attiva i dischi e le pinze, che ovviamente sono comunque presenti, ma va ad innestare il motore elettrico per recuperare ancora più energia. Altro grande punto di forza di questa Opel Mokka E è il prezzo. Eh sì, perché dai 34.250 euro di listino, ok, si va a scendere in maniera davvero notevole a 23.250 euro, perché ci sono 8.000 euro di ecoincentivi statali e 3.000 euro in caso di permuta o rottamazione garantiti dalla Opel stessa. Devo dire è un'ottima offerta, perché se pensiamo che acquistiamo un'auto elettrica allo stesso prezzo di quello che è il benzina, non siamo messi per niente male. Questa versione è la Ultimate, la più ricca e lussuosa tra i vari allestimenti proposti da Opel, si vede, perché è molto molto curata. Anche durante la presentazione ci hanno detto che Opel ci tiene a farsi vedere tedesca, è l'unica di tutto il gruppo Stellantis tra francesi e italiane e americane ad essere teutonica, e quindi ci tengono a farcelo vedere, e devo dire che questi particolari insomma sono bene accetti. Tra le tre modalità di guida, qui in centro a Milano la Eco va benissimo, perché è quella che ovviamente ci fa consumare un pochettino di meno, aumentando la nostra autonomia, e allo stesso tempo non ci fa rimpiangere un'accelerazione più bruciante. Certo è che finché siamo nel traffico è un conto, se dovessimo andare in una strada un pochettino più aperta o anche semplicemente in una tangenziale, allora lì almeno la normal sarebbe, devo dire, una buona idea. Però mi fa piacere che Opel abbia deciso di troncare in questo modo la potenza del motore, che è una dei grandi pregi dell'elettrico, avere tutta una gestione un po' più elettronica, no? Di quelle che sono le potenze in gioco. Parliamo brevemente di quelle che sono le ricariche. Questa Opel Mokka si può ricaricare su colonne rapide fino a 100 kWh, avendo una batteria che ne contiene un massimo di 50, capirete che in meno di un'ora circa si riesce ad avere la ricarica completa di tutti i 300 e passa chilometri. Ad ogni modo Opel offre di serie su questa vettura sia il cavo per la ricarica domestica, quindi con la rete domestica, che il trifase con la ricarica a 22 kWh, che non è niente male, devo dire. Questo può essere gestito, tutto ciò, anche dall'app My Opel. App My Opel, che si scarica dallo smartphone e che permette di caricare la vettura quando lo decidiamo, oppure di preclimatizzarla. Quindi siete a casa, sotto le coperte, dovete uscire, fa un caldo pazzesco o un freddo micidiale a seconda della stagione, e già mentre bevete il caffè potete scegliere voi a che temperatura trovare l'auto. L'auto sfrutterà l'energia delle colonnine per fare questa cosa, quindi non andrà a intaccare l'autonomia. Molto carino. Per il resto questa Opel Mokka E è molto simile alla versione endotermica. Anche un po' il bello di questa vettura, no? Che la si può scegliere davvero come più ci pare e piace. Direi che per oggi la nostra prova finisce qui, ma se mi fossi dimenticato qualcosa o se aveste domande, consigli, suggerimenti e quant'altro, scrivetelo nei commenti che io vi leggo e vi rispondo quasi sempre. Per il resto mettete un like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale Infomotori, mettete la campanella per non perdere i prossimi, e noi ci vediamo alla prossima prova. Ciao!